questo e finalmente si saprà la verità. Certo. E così almeno si saprà perché l'ha fatto. Soprattutto. D'accordo. Ma bisogna trovare qualcuno. È semplice. Basta pagare. Contessina Elena. Sì? Quella signorina vuole parlare con voi. Babbo, aspettatemi dentro. Torno subito. Grazie. Come posso aiutarti? Mi manda Andrea. E quando l'hai visto? Non importa. Ho un messaggio per te. Non mi guardare. Girati. Lo faccio solo per lui. Quel bastardo ti ama. Pensa solo a te. Non gli importa di morire. Anche se non è stato lui a uccidere i Vincenzi. E allora chi è stato? Avanti, parla! Io non lo so. Ma Andrea il coltello l'aveva appena regalato. A chi? A chi aveva regalato il coltello? Dimmelo! Lasciami! Lasciami. Tutto quello che è successo è colpa tua. Ma come ti permetti? Vattene. Come osi parlarmi così? Vattene via! Lui era mio prima che arrivassi tu. E ora invece... scommetto che non muoverai un dito per salvarlo. Quelle come te pensano solo a se stesse. Forza, scrivete. Scrivo, scrivo. Allora. Cara madre. Questo maledetto bastardo, questo verme schifoso, che possa bruciare all'inferno. Aspetta, aspetta. Cara madre, ti prego di non credere a quello che dicono. Io non ho ucciso nessuno. Io non uccisi nessuno. Sono innocente. Sì, sì, va bene, va bene. Sono innocente. Credimi, mamma, non sono stato io. E tu non devi stare in pena per me. Mi manchi così tanto. E mi dispiace di farti soffrire in questa maniera. Ma spera che non esco da qui. Altrimenti giuro che lo ammazzo con le mie mani, quel bastardo. Stai accusando il figlio del padrone. Però non hai alcun testimone. Il coltello è il tuo. Vuoi che ti dica la verità, Cristofani? Non ci scommetterei mezza moneta sulla tua vita. Domani, questa lettera la portate a Montebuono e la consegnate a mia madre. E siccome lei non sa leggere, gliela dovrà leggere la contessina Elena Giardini. È l'unica che può aiutarmi in questo momento. Andiamo. Avvocato, mi fido di voi. Chiaro, andiamo. Mi fido di voi. Consegnategli quella lettera.
Le catene! Le catene! Qui dentro, le catene, dovete levarmele! Dai zitto! Dove andate? Tornate qui! Elena, ma che stai facendo? Prima di condannare un uomo, bisogna capire se è veramente colpevole. E per questo tu accoltelli i cuscini? Chi ha ucciso il Vincenzi era mancino. Andrea Cristofani non lo è. Lo vedete, babbo? Che vi avevo detto? È impazzita. Ha deciso di difenderlo ad ogni costo. Ho analizzato la ferita. Il coltello si impugna così. Il colpo che viene da sinistra provoca una lacerazione nel tessuto subcutaneo con questa angolazione. No! Basta! 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 Adesso stai esagerando. Questa mania deve finire. Ma poi per dimostrare cosa? Non è stato lui, babbo! Ma allora chi è stato? Luisa e Jacopo l'hanno visto, è stato lui! Credetemi, la verità è che Elena si è innamorata di quel buttero e farebbe qualunque cosa per salvarlo, anche mandarci tutti in rovina. Riesci a dormire? Facciamo due... Perché volevi ammazzarmi? Neanche mi conosci! Rispondimi! Stato pagato! Ti hanno pagato? Chi è stato? Non lo so! Uno! A distruggermi male, alla mia sorellina! Se ti lascio ti riprovi! Giuralo su tua madre e tua sorella che possano morire all'istante! Lo giuro! Lo giuri? Giuro! È brutto quello che mi hai fatto giurare! Perché quello che mi hai fatto tu è bello? Siamo arrivati. Quella è la roccaccia. Alla mia schiena. Mare maddolorata, che viaggio. Se lo sapevo non ci venivo. Altro che 3 ore per arrivare. Quanto pesa? Che ci hanno messo dentro i sassi? Che ne so. È arrivato col postale. Insieme a quello lì. Andiamo! Qualcuno venga ad annunciarmi! Fate presto! Che succede, signore? Sono l'avvocato Corsali. Devo parlare con la contessina Giardini. Ah. Gina, il mio scialle! Arrivo subito, contessina! Che bisogno c'è ad urlare? Ve lo stavo... Scusatemi, mi chiamo Corsali. Avvocato Corsali. Sto cercando Elena, la contessina Giardini. La contessina Elena è... Sì? In cosa posso aiutarvi? Avvocato Guido Corsali, ho una lettera che il mio assistito, Andrea Cristofani, ha scritto a sua madre. Ma dato che lei non sa leggere, né scrivere, immagino, la devo consegnare nelle vostre gentili mani e riferire un messaggio per voi, contessina. Va bene. Il mio assistito vi chiede se potete... Gliela farò avere io. Potete andare ora.
Raccontami di te. Come mai sei finito qui? Ho ammazzato un commerciante di stoffe. Perché? T'ha beccato a rubare? Ha messo le mani addosso alla mia sorellina. Gliel'ho detto al giudice. M'ha creduto. T'hanno condannato? Al rasoio. Prima gli ho spaccato la testa con le mie mani. Poi gli ho svuotato la cassa. Una guardia mi ha detto che se ti facevo fuori avrebbe dato 100 lire alla mia mamma. A me mi è sembrato un buon affare. Tanto la testa, quella me la tagliano una volta sola. E te? Io sono innocente. Che fregatura che ti tagliano la testa senza che hai fatto niente. Non ho nessuna intenzione di farmi tagliare la testa. Io esco da qui e gliela faccio pagare. È per te. Aprilo. E questi libri? Dove li hai presi? Li ho fatti venire da Firenze. Ormai credo di conoscerti, solo scienza e medicina. Tu sei mancino. Sei strana, Elena. Lasciami. Prima o poi ti farò cambiare idea. Lasciami! Elena non cambia mai idea. Perché è convinta di avere sempre ragione. Signor Conte, volevo proporvi di uscire con noi per una battuta di caccia. Che ne dite? Ah, grazie. No, io veramente avevo in programma di sbrigare certa corrispondenza e preferisco di no, grazie. Ah. Grazie. Che volevi da Elena? Tua sorella ha un problema. Non so come ha fatto, ma ha intuito la verità. È vero, è pericolosa. La devi controllare. Che vuoi che faccia? Che uccida anche lei? Non la sottovalutare. Può riuscire a smascherarci, Elena è cocciuta. Quando si mette in testa una cosa, lei non molla facilmente. In carcere non è andata come dicevi tu. Quello si è preso i soldi, ma non l'ha ammazzato. Allora devi convincere Andrea a confessare. Andrea non lo farà mai, mi odia. Dovresti anche ordinare qualche romanzo oltre ai libri di medicina e di scienza. A me piacciono le storie d'amore. Fidati di me. Non hai altre possibilità. Devi costringere Andrea a dichiararsi colpevole. Non lo costringerò mai. C'è sempre un modo per costringere un uomo. Vieni. Quella è sua madre. Cosa non avresti fatto tu per tua madre? Luisa, lascia stare mia madre. Qui anche i muri parlano. Mi hanno detto che tua madre è morta in un incendio. Ti voleva bene. Ti ho detto, lascia stare mia madre. Lo vedi? Scommetto che anche Andrea vuole molto bene a sua madre e che sarebbe disposto a sacrificare la vita per lei. Non avere scrupoli. Pensi che sia meglio aspettare il processo? Decidi tu. Ma non credo che la mia sorellina se ne starà zitta solo perché tu le regali tanti bei libri di medicina. Questa lettera è di Andrea per sua madre. Me l'ha data il suo avvocato. Credeva che io fossi Elena.